Ciao a tutti ragazzi e benvenuti sul canale, io sono Maxi e questa è una nuova missione, una nuova non tanto, una missione per fare RP. La missione si chiama Redattore e Ladro. Per avere un respawn immediato subito nel punto dove vi metterà il gioco e avere la macchina vicino, dovete andare nella localizzazione che vi ho fatto vedere. Dopodiché che cosa dovete fare? Il gioco vi respawna, mettete comunque la missione in difficile, il gioco vi respawna, come avete potuto vedere io ho la mia auto vicino perché stavo proprio lì, e andiamo per uccidere questo redattore. Allora, cosa dobbiamo fare? Andiamo quatti quatti come sempre, come nell'altra missione, senza farci vedere. Una volta che abbiamo localizzato il bersaglio dobbiamo uccidere, ovviamente. Questo dobbiamo farlo al primo colpo perché sennò comunque se ne scapperà, quindi richiederà del tempo supplementare per terminare la missione, insomma. Una volta fatto questo, cosa dobbiamo fare? Andiamo a recuperare la valigetta. Una volta recuperata la valigetta si accenderanno le stellette, ovviamente. E non avendo il carro armato per fare il glitch, o venite qui, diciamo, per fare la missione, o venite nel parcheggio dove sono appena passato e vi nascondete nel glitch che sta lì, oppure andate in un altro glitch, ragazzi, che io ve lo consiglio di più perché magari nel glitch del parcheggio, diciamo, c'è poca possibilità di prendere i bersagli dall'alto e quindi magari ci metteremo più tempo. Invece se venite sotto il ponte, quello vicino dove sta il custom, non so quanti lo conosceranno, comunque il custom è vicino all'otto, diciamo, dove sta anche la stazione di pulizia, venite qui, date una botta al bidone, lo accostate al muro, ovviamente non come ho fatto io perché non l'ho avvicinato bene al muro, quindi comunque avvicinate al muro il vostro bidone e adesso stermino qualcuno perché non se ne può più. Comunque avvicinate al muro questo bidone. Una volta fatto questo andate nel glitch, ragazzi, e il gioco è fatto. E qui dovete rimanere per un pochino di tempo. Io adesso mando avanti il video perché comunque 10 minuti, insomma, sono tanti da passare, non mi va a rompere palla a nessuno. Comunque state qui una decina di minuti, fate fuori un centinaio di pattuglie, poliziotti, elicotteri, tutto quello che c'è da uccidere, quello che vi arriverà, fino ad arrivare comunque a un totale di 5 stelle. Potrete scegliere, ragazzi, se tenere le stelle e farle sparire da sole, oppure chiamare l'ester. Allora, se le fate sparire da soli sono 500 RP in più, insomma non sono moltissimi, però non sono pochi, diciamo, no? Una volta fatto questo chiamate l'ester, uscite dal glitch, non come sto facendo io perché al solito non mi ricordo una sega, tante volte me ne prende lapsus, proprio mi dimentico le cose. Comunque uscite da questa parte dove sono uscito io e una volta usciti andate a consegnare questa benedetta valigetta, insomma. E io c'ho il gatto psicopatico, ragazzi, non ci fate caso, e andate a consegnare questa e basta, questa valigetta. E come potrete vedere, e niente, oggi abbiamo l'esploit, abbiamo il gatto un po' pazzerello. E andate a consegnare questa valigetta e come vedrete a fine missione Martin vi darà il massimo dei soldi, intorno a 20.000, e vi darà 9-10.000 RP in base ai poliziotti che avrete ucciso, insomma, ragazzi. Calcolate che più tempo rimanete più RP vi darà, non vi darà più di 10.000 e qualcosa, però comunque intorno a 10.000 ve li darà. Va bene ragazzi, per questo video è tutto, speriamo che nella giornata di oggi ce ne saranno altri. Un saluto da Maxi e al prossimo video, ciao a tutti.